No, non apri la bocca. Allora, Ignazio ha un linguaggio molto forte, nel senso che parla molto di dialetto. In questa scena, il dialetto, voglio dire, uno lo parla sempre, però siccome dobbiamo farlo capire a tutti, come se qui non ci fosse un pubblico solo di siciliani, dobbiamo cercare di parlare un po' più di italiano. Cercare di dare qualcosa in una realtà diversa, cioè vivendo una realtà diversa da quella che hanno cercato di descrivere, che poi in realtà sono cose che accadono tutti i giorni, anche se c'era un filo conduttore molto preciso nel film, però perché non valorizzare, diciamo, queste risorse, perché sono vere e proprie risorse, questi ragazzi sono veramente, cioè, hanno passione, l'hanno fatto per gioco, ma già ieri dal punto di vista tecnico, mentre insegnavo delle cose, ci ha visto una partecipazione veramente straordinaria, attiva, forte, e quindi questo mi fa capire che ci potrebbe essere un seguito, proprio perché la passione poi a quest'età, diciamo, è un veicolo fondamentale. Certamente non è un qualcosa solo di velleitario, sicuramente penseranno anche che per fare l'attore ci vuole la formazione, per fare l'attore bisogna studiare, cioè non è che uno fa compare in un film e pensa io sono diventato un attore perché la gente mi conosce per strada, magari al paese ve lo capisco perché è molto limitato, invece perché non da questo vivaio creare veramente delle aspettative per anche per un futuro, magari uno continua a fare il proprio lavoro se ce l'ha e poi magari lo studente studia eccetera, però magari potrebbe approfondire questo lato artistico. Siccome Salvatore mi diceva che ha idea anche di andare avanti, giustamente, perché si inizia da un cortometraggio, poi si fa un lungometraggio e poi sicuramente si cerca di fare sempre meglio, no? Si impara, sbagliando si impara. Io stesso dicevo a Salvatore, il film è piaciuto tantissimo, però potresti fare meglio, qui potresti fare questo, sì. Qui potresti fare qualche altra cosa, il film è bello ma è un po' lungo, l'audio andrebbe aggiustato, però voglio dire, l'hanno fatto con mezzi, possiamo dire, rurali, cioè lui che spingeva, c'erano il macchinista, lui che spingeva il carrello, le cose, cioè, c'era un bel gruppo. Ecco, e questo gruppo che si è formato così per caso, quasi per divertimento e così per fare qualcosa di diverso in un paese come tanti paesi, cioè alla fine è riuscito a costruire anche qualcosa senza nessuna aspettativa, o no? Sì.
così. Però bello pare... è stato questo. E poi il prodotto, insomma, alla fine facciamo questa cosa, vediamo come va, insomma, alla fine io sono un professionista e devo dire che sono rimasto molto colpito da quello che siete riusciti a fare con questi mezzi così, diciamo, non proprio all'altezza della situazione, insomma, non voglio dire arrabattate perché, diciamo, il risultato in video è venuto benissimo, le musiche, tutto, insomma, e quindi è una cosa molto importante. No, quindi voglio dire che, insomma, avete anche, c'è una bella gioventù in questo paese. Belle ragazze, bei ragazzi, c'era un fermento ieri sera, sembrava una festa di chi, di qualcuno, invece no, era solo un ritrovo per salutarsi. Con questa noia mortali, io me ne frego, della gente me ne frego, di questo mondo intollerante non me ne frega niente. Per vivere tanto.